Allora, siamo qui con lo studente anonimo che ha fatto un corso di 3 giorni dal vivo con me a Milano e ci andrà a Certamente. raccontare il suo punto di partenza. Il corso a Milano di 3 giorni siamo riusciti a fare 3 appuntamenti ogni stand date, quindi ci racconterà anche quelli e eventualmente dei risultati che ha avuto dopo il corso, se li ha avuti. Adesso ci racconta lui, quindi vai, parti a manetta. Allora, buonasera. Il punto di partenza, vabbè, è un buon punto di partenza sugli appuntamenti, sugli approcci dal vivo, zero, mai fatto in vita mia. Perché comunque ho fatto tanti appuntamenti grazie a Tinder e fino all'anno scorso ero vergine, quindi fate un po' voi. Vabbè, e cosa volevo dire? Da Vabbè, quando prima hai comprato il corso su Tinder, con quante ragazze sei stata a letto? Il corso su Tinder, aspetta, aspetta, specifichiamo, seduzione online. con quello sono andato a letto con 3, 4, mi ricordo. 3, ma in poco tempo comunque, tipo in un mese. Ok. Perché avevo avuto tanti risultati l'anno scorso con degli altri formatori, però risultati, cioè grandi risultati, adesso ne ho molti di più, per dirti. Che però poi, sempre facendo, seguendo un altro loro corso, dopo che mi ero lasciato con la mia ex. I risultati erano calati tantissimo perché loro mi insegnavano, dato che loro insegnano più la parte di messaggistica, mi hanno insegnato a litigare con le ragazze, quindi non ci cavavo un cazzo, perché passavo tutto il tempo quasi a litigare o comunque a discutere e non ci cavavo niente, a fare messaggi stralunghi, messaggi di giorni, a farti mandare le foto, che poi è inutile perché alla fine, cioè, ti focalizzi, cazzo, prima di uscire mi devi mandare una foto, sennò poi non va bene. E poi non funzionava perché alla fine, cioè. Col corso di Luca sono uscito con ragazzi in 10 messaggi, 15 messaggi, 20 messaggi, cioè. Molto più easy, senza stare a devo scrivere questo, devo fare quello, è molto più semplice la cosa. Quindi consiglio anche quel corso lì, quindi. Cioè è molto utile. Mentre per quanto riguarda il corso dal vivo, il punto di partenza era zero, perché io approcci dal vivo non li avevo mai fatti. Mai fatti. Però. Ferma un po' quel coso, che stai che c'è una cosa a scatto che sa un po' Sì, è Dio. una cosa che c'ho qua, non so che cazzo Vai. è. Adesso ho perso il filo del discorso, però. Eri a zero Ero a gli zero, approcci. esatto. E infatti, cioè, pensavo di avere molte più difficoltà, molta più ansia, in verità. C'erano difficoltà, c'era ansia, però ho avuto anche dei buoni riscontri. Dei buoni riscontri. E comunque il corso non è solo ambito relazioni, ma è. Cioè, Luca, comunque, anche se è giovane, è una persona molto matura. È molto, come si dice, anche ispirazione, cioè comunque dice cose molto interessanti, quindi diventa più quasi un discorso sulla vita in generale, sul mondo in generale, e quindi è molto utile anche sotto questo aspetto. E cosa ho combinato? Vabbè, tipo il primo giorno ho fatto, adesso non mi ricordo quanti approcci ho fatto al giorno, non tantissimi, non 20, tipo una decina al giorno, adesso non mi ricordo. E sbagliavo principalmente che anche se le ragazze erano molto recettive, io quando non so più che cazzo dire me ne andavo via perché non lo so. Il primo giorno ho fatto questi stand date con questa pattinatrice molto brava e conosciuta, a quanto pare. E dato che l'interazione stava andando così bene, ero anche un po', come si dice, sorpreso e me la sono bruciata in questo modo qui. Perché ho detto non può andare così veloce la cosa, cioè questa qua ci stava palese, e quindi me la sono bruciata. Minchia, sto coso continua a toccarlo, che cazzo, me la sono giocata così. Poi il secondo giorno è stato molto più difficile, mi ricordo, però Gianluca me lo diceva che il secondo giorno è sempre quello più difficile. Cioè, il primo giorno mi ha fatto l'instant date con la pattinatrice. E l'appuntamento da Tinder con. E l'appuntamento da Tinder con quello che aveva organizzato. Com'è andato questo appuntamento? Bene, poi ho canato l'invito per andare a casa perché sono stupido. Esatto, siamo arrivati al bacio, ma poi per portarla a casa. Siamo al bacio in un'ora, in 40 minuti, non mi ricordo, pochissimo. E poi ho avuto la brillante idea, dai, andiamo a fare un giro, andiamo a fare una passeggiata. Ecco, lì. Ci siamo Dai, no, no, rovinati. scherzo. Esatto. E poi ho fatto l'invito per andare a casa dopo un'ora, tipo. E fatto anche di merda, tra l'altro.
Vabbè. Poi il secondo giorno abbiamo detto più difficile e abbiamo conosciuto una, cioè, poi fatto l'appuntamento la sera con una ragazza di 19 anni, che l'appuntamento è andato benissimo, non potevo portarla a casa perché doveva venire a prenderla la madre, se no questa ci stava alla grande. Il Un terzo po'. giorno invece, No, dico anche con questa ci siamo arrivati al bacio. Secondo me era lei che era andata in bagno e t'avevo detto seguila in bagno. No, era quella dell'ultimo giorno. Ah, è vero, vai, ok, sì, l'ultimo giorno. Vai, E racconta. poi l'ultimo giorno, penso il primo o il secondo approccio, non mi ricordo. Becco questa ragazza, molto carina, oh. E molto bene, siete molto elegante, cioè bello stile. E va bene l'interazione, invece di portarla al solito caffè, la porto direttamente alla location dove si fanno gli appuntamenti. C'è una cazzo di zanzara qua. Vabbè. L'interazione va benissimo, rimaniamo lì un paio di orette, non mi ricordo quanto, una cosa del genere. Vabbè, arrivo al bacio anche con lei, poi ci è andato benissimo. Cioè, non potevo portarla a casa perché non avevo più la casa. Quindi. C'era un problema logistico di base. Un gran bello stacco di ragazza, non era per niente male. E poi, dopo questo, da solo, sempre attraverso Tinder, ho fatto altri 3 appuntamenti 3 giorni dopo, un po' folli, e altri 2 la settimana dopo, e adesso altri 2 a settimana, cioè è un casino, non saprei neanche dire, cioè, non ci sto più dietro, non so che cazzo fare. Devo un attimo cancellare Tinder e focalizzarmi sulla parte dal vivo, perché è molto più divertente. Bene, considerazioni finali sul corso, sul tuo percorso e tutto. Che è sicuramente consigliato. Cioè, se qualcuno è in dubbio, Quello è scontato, lo sappiamo tutti. uscire dalla zona di comfort e fare una roba del genere potrebbe cambiarti la vita, secondo me. Vorresti dominare le tecniche psicologiche che ti permetteranno di diventare un uomo altamente desiderato grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale, al punto che il giorno stesso ti potresti già trovare in camera da letto con una di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima? Se sì, partecipa a un corso al vivo con Matteo, nuovo coach ufficiale di approcciala.it. Dal 12 al 19 aprile puoi iscriverti a metà prezzo. Per maggiori informazioni clicca sul link in descrizione e se hai domande o dubbi, sempre in descrizione trovi un altro link che ti porta a WhatsApp per parlare via messaggio con un nostro consulente esperto. Promozione limitata soltanto alle prime 10 persone.